un Catanzaro operaio onesto che sputi l'anima tutte le domeniche in campo e che con calciatori che siano orgogliosi di avere questi colori e li rispettino fino all'estremo delle loro forze. Questo in campo, fuori dal campo, una società snella, organizzata, che sia molto vicino ai tifosi, col quale ci sia un rapporto costante e quotidiano di confronto, ma soprattutto che sia anche molto vicino alla stampa, perché la ritengo una componente fondamentale nella crescita di un progetto sportivo. Il Catanzaro verrà costruito per gradi, per quello che comunque sarà un obiettivo ultimo, che è sempre la Serie B. E l'obiettivo, io ho usato una metafora che è un orizzonte. Noi all'orizzonte vogliamo vedere la Serie B. Purtroppo ci vuole tempo, ci vuole pazienza e bisogna costruire. Ma il nostro obiettivo, la nostra ambizione deve essere questa. Non può essere, la nostra storia ci impone che deve essere quella, però nei tempi e nei modi giusti, soprattutto evitando alla nostra proprietà esborsi economici esagerati, perché questo porterebbe poi prima o dopo alla fine, magari una squadra meno bella, meno forte, però che abbia un futuro e non una squadra più forte con calciatori di grido, ma che abbia un termine più veloce, più corto.